Bisogna dire che Palazzo Pallavicini a Bologna sta seguendo una strada espositiva davvero molto interessante e originale. Si stanno distinguendo un po' da tutti gli altri per una selezione di mostre in realtà molto raffinata e un po' al di fuori di quei soliti polpettoni commerciali che siamo abituati a vedere. Riescono a proporre sempre artisti molto raffinati e progetti mai già visti. In questo momento è la volta di Alphonse Mucha, uno degli artisti più importanti dell'Art Nouveau. La mostra è divisa in tre sezioni. La prima sezione è dedicata alle donne, che sono un po' il punto centrale di tutta la sua prima produzione e sono diventate delle vere e proprie icone nella sua arte. Bisogna dire che è stata proprio una donna a essere il momento di svolta della carriera di Mucha. Quando si dice essere nel posto giusto al momento giusto, gli capitò di dover sostituire un illustratore che avrebbe dovuto fare il manifesto pubblicitario per la commedia Gismonda, la cui interprete era Sarah Bernhardt, una famosa attrice teatrale e cinematografica francese, soprannominata la Voix d'Or, la Voce d'Oro o la Divina. Pensate che ancora oggi è considerata una delle più grandi attrici teatrali del XX secolo. Lei fu raffigurata da Mucha come una dea bizantina e il disegno era così raffinato e diverso dalle cose che si era abituati a vedere all'epoca. Pensate, uno su tutti, Toulouse-Lautrec, che addirittura l'attrice gli fece un contratto per 6 anni, nel corso dei quali lui disegnò tutto, dai manifesti, le scenografie, i costumi, addirittura i gioielli, tutto quello che in qualche modo potesse riguardare la sua immagine, diciamo così. Durante questo contratto, quindi, che andò dal 1895 al 1900, Mucha produsse altri 6 manifesti e per gli spettacoli della Bernhardt, tra cui La Dama delle Camelie, Lorenzaccio e La Samaritana, tutti presenti all'interno della mostra. Questo lavoro per Mucha fu davvero molto importante perché gli fruttò, oltre alla fama, anche moltissime altre commissioni, anche per lavori non strettamente artistici e più commerciali. Diciamo, disegnò diversi manifesti proprio per pubblicità commerciale. È molto importante dire che per Mucha il manifesto è il modo di portare l'arte, che solitamente era e tutto sommato lo è ancora un po' una cosa elitaria, o meglio per chi se la può permettere, e quindi questo era il suo modo per diffondere l'arte presso il grande pubblico. Mucha credeva molto nel concetto di bellezza come elevazione dello spirito, per cui questo mezzo gli permetteva di arrivare davvero un po' a tutti e questo lo gratificava moltissimo. La seconda sezione della mostra invece si concentra soprattutto sul linguaggio di Mucha. Siamo in un momento storico in cui la rivoluzione dell'arte e la distruzione dei canoni tradizionali sembra essere un processo irrefrenabile. In questo scenario Mucha ipotizza un'arte universale e immutabile, il cui obiettivo fosse solamente l'equilibrio, l'armonia e in definitiva la bellezza. Bellezza che secondo Mucha può esistere solamente nel momento in cui si riesce a creare una vera e propria consonanza tra i concetti, le idee che sono all'interno dell'opera e la forma esteriore che rappresenta queste idee, questi concetti. Mucha quindi materializzò queste sue idee, questo suo concetto in opere in cui la donna, che è il simbolo della bellezza per eccellenza, è sempre centrale e contornata da eleganti disegni di fiori, elementi decorativi, spesso anche molto esotici. Il manifesto quindi, come dicevamo prima, diventa il mezzo ideale per realizzare l'idea di fare dell'arte un mezzo di diffusione della bellezza. E quindi nel 1896, grazie alla fama che aveva acquistato, grazie al lavoro svolto con la Bernhardt, riuscì a chiudere un contratto molto importante con un litografo francese, Ferdinand Champenois, che gli procurò finalmente anche una certa agiatezza economica. E insieme quindi produssero una grande quantità di manifesti che diventarono una vera e propria forma d'arte alternativa che poteva essere quindi acquistata anche dalle famiglie meno ricche. E come lui stesso disse, una forma d'arte destinata alla gente e non ai salotti eleganti. Mucha era un personaggio fortemente legato alla sua patria e alle sue origini, e mentre faceva tutto questo e girava fra l'Europa e gli Stati Uniti, dove peraltro veniva accolto sempre con grandissimi onori, nel frattempo continuava ad accarezzare il sogno di fare qualcosa di veramente utile per il suo paese, e finalmente nel 1910 torna a casa e comincia a lavorare al progetto chiamato l'Epopea Slava,
grazie anche agli aiuti finanziari di un ricco imprenditore americano che in qualche modo sposò quest'impeto patriottico di Muca e la sua voglia di realizzare qualcosa di veramente bello, non per la critica ma per il miglioramento dell'animo slavo, come disse lui stesso. Il progetto quindi comprendeva 20 dipinti di grandissime dimensioni, enormi, che avrebbero dovuto ripercorrere tutta la storia dei popoli slavi. Pensate che per eseguire queste tele gigantesche affittò addirittura uno studio e un appartamento in un castello della Boemia occidentale. L'ultima sezione della mostra quindi mette in luce proprio questo cambio di indirizzo nell'arte di Muca verso un contenuto sempre più carico di significati e di messaggi ben precisi. Dell'epopea slava troviamo addirittura il manifesto della mostra che si tenne a Praga in occasione del 10° anniversario della Cecoslovacchia. Insomma, una mostra davvero particolarmente interessante e raffinata, che ci riporta anche a delle atmosfere e a delle storie di cui non è che si sente proprio parlare così spesso. Cosa importante da notare è che a Palazzo Pallavicini hanno creato un'app audioguida davvero ben fatta. Ognuno può scaricarla sul suo smartphone e ascoltare la descrizione delle sale, delle opere, semplicemente avvicinandosi. L'applicazione riconosce il punto in cui sei e ti spiega quello che stai vedendo. Molto ben fatta. Se andate a vedere la mostra, vi consiglio assolutamente di scaricarla e di utilizzarla. Per cui Alphonse Muca, Palazzo Pallavicini, fino al 20 gennaio. Andatela a vedere.